Quante volte hai dovuto usare la tua email per accedere a un servizio online? Ad esempio per fare la spesa su internet, oppure per accedere all'area clienti del tuo gestore telefonico, controllare lo stato dei pagamenti e magari vedere se ci sono nuove offerte. La posta elettronica, meglio conosciuta con il suo termine inglese email, è nata praticamente con internet. Vediamo insieme perché ancora oggi è uno strumento fondamentale e impariamo a gestirla al meglio. Laura sta organizzando le sue vacanze estive e guardando le offerte online. Ha deciso di comprare i biglietti aerei e prenotare l'hotel prima che i prezzi aumentino. Sul sito c'è scritto che riceverà il biglietto elettronico e la prenotazione della stanza tramite email, ma ha paura che si possano perdere tra le tante email che riceve tutti i giorni. Laura, infatti, utilizza la posta elettronica per ricevere e inviare comunicazioni di vario genere: lavoro, scuola dei figli, biglietti, bollette, spesa, acquisti online e altro ancora. Inoltre, di recente, le capita di ricevere una grande quantità di pubblicità e di posta indesiderata. Ciò le rende spesso difficile individuare nella posta in arrivo le comunicazioni importanti. Come può gestire al meglio la sua posta elettronica? La posta elettronica ti consente di inviare e ricevere messaggi via internet. Inoltre, ti permette di avere uno spazio per archiviare la tua corrispondenza online. Ma non ti serve solo per comunicare. Puoi usare il tuo indirizzo email per registrarti e accedere ai vari servizi che trovi online. Acquistare prodotti, guardare programmi streaming, iscriverti a un social network e molto altro ancora. Per gestire al meglio le tue comunicazioni e non perderti quelle più importanti, è preferibile attivare più caselle di posta elettronica. In questo modo puoi dedicare un'email alle comunicazioni che reputi più significative, come quelle con la banca o con la scuola dei tuoi figli. Se hai un'email aziendale, usala solo per le comunicazioni di lavoro e attivane una personale per le altre attività. Un ulteriore account potrai invece usarlo per acquisti e prenotazioni online, iscrizione a siti di informazione e altri servizi che usi occasionalmente. Puoi usarla anche per aprire i tuoi profili sui social network o per scaricare le app sul tuo smartphone. Questi account fanno da parafulmine alla tua mail principale. In caso di messaggi di posta indesiderata, cosiddetto spam, potrai chiuderli senza troppi disagi. Fai attenzione però, non usare la stessa password per account diversi e definiscine una che sia sufficientemente sicura. Inoltre, quando attivi un nuovo account, presta sempre molta attenzione all'aspetto della privacy. Hai mai sentito parlare di GDPR? È la normativa europea in materia di protezione dei dati. Vediamo di che cosa si tratta. GDPR sta per General Data Protection Regulation ed è il regolamento europeo che chiarisce come i dati personali debbano essere trattati dai gestori di servizi online. Definisce anche le modalità di raccolta, utilizzo, protezione e condivisione dei dati. Il regolamento prevede che il cittadino, prima di utilizzare un servizio, riceva obbligatoriamente una informativa, ovvero una comunicazione su finalità e modalità di trattamento dei suoi dati. Il suo obiettivo è rafforzare la protezione dei dati delle persone che si iscrivono a un servizio online e le cui informazioni personali vengono raccolte dai gestori del servizio. Quando crei un nuovo account di posta o in genere sottoscrivi un servizio online, leggi l'informativa privacy. In particolare, presta attenzione alle autorizzazioni che concedi durante il processo di registrazione. Mi è chiaro l'utilizzo che il gestore può fare dei miei dati personali? In genere, ti troverai di fronte a tre opzioni di scelta. 1. Utilizzo dei tuoi dati per fruire del servizio. A questo sei obbligato a dare il consenso per iscriverti. 2. Utilizzo dei tuoi dati per altri scopi. Questo è facoltativo e in genere consente al gestore di personalizzare la tua esperienza utente. 3. Utilizzo dei tuoi dati da parte di altri soggetti. Anche questo è facoltativo e autorizza il gestore a condividere con altri soggetti i tuoi dati per fini commerciali. Il consiglio è quello di non avere fretta quando ti registri a un servizio. Leggi con attenzione l'informativa privacy e ricorda, i tuoi dati personali sono un tesoro. Magari ora ti stai chiedendo, come posso proteggere le mie mail dallo spam? Non esiste una soluzione sempre valida. Tuttavia, con qualche accortezza,
possiamo ridurre il rischio di ricevere messaggi indesiderati. Eccoti alcuni consigli. 1. Prima di accedere a un servizio online, valuta che uso verrà fatto dell'email che stai per inserire. In che modo? Leggi l'informativa privacy e concedi solo le autorizzazioni che ritieni utili per migliorare la tua esperienza come utente. 2. Configura il filtro anti-spam della tua email e segnala i messaggi indesiderati. I servizi di posta elettronica più diffusi forniscono sempre semplici istruzioni per contrassegnare le email come spam. 3. Non rispondere a messaggi spam o di mittenti sospetti. Inoltre, non cliccare sui link in essi contenuti. Rischi di confermare agli spammer la validità del tuo indirizzo email. Infine un altro consiglio. Condividi con attenzione l'indirizzo email tuo o di altri. Sai che puoi gestire lo stesso account di posta elettronica su diversi dispositivi? Vediamo insieme come fare. Il gestore della posta elettronica ti mette a disposizione un indirizzo internet dove potrai inserire le credenziali di accesso e consultare la tua posta online. Questo servizio è detto webmail e consente di leggere le tue mail da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. Se il dispositivo non è tuo, ricordati sempre di uscire dal tuo account quando hai terminato l'attività. Sui dispositivi mobili, come smartphone o tablet personali, puoi utilizzare l'app dedicata fornita dal gestore. Ad esempio, per usare l'email di Google è sufficiente installare l'app Gmail e inserire le credenziali di accesso. E il client di posta? Il client di posta è un programma per gestire le email e oltre a leggere e inviare messaggi ti consente di collegare più account di posta elettronica come Yahoo e Gmail e di poterli consultare in un unico posto. Oggi tutti i dispositivi hanno un client di posta. Per utilizzarli devi però configurarli utilizzando i parametri forniti dal gestore del servizio email. Di cosa hai bisogno? Sicuramente dell'indirizzo email e la password. Il gestore ti fornirà anche l'indirizzo server POP3 o IMAP per poter ricevere la posta e l'indirizzo server SMTP per poterla inviare. Come abbiamo visto, l'email è uno strumento fondamentale per comunicare su internet ed è solitamente richiesta per iscriversi ai servizi online. Con gli accorgimenti che ti abbiamo suggerito, è possibile garantire un soddisfacente livello di sicurezza delle email, proteggersi dalla posta indesiderata e tutelare la privacy.